un fenomeno che provoca ogni anno 250 milioni di euro di disavanzo nelle casse della regione Calabria. La migrazione sanitaria è un trend particolarmente diffuso nel sud ed a costi poco sostenibili. Occorre che ci sia un'integrazione tra pubblico e privato per costruire un'offerta sanitaria in modo tale che i pazienti calabresi si curino in Calabria. Possiamo fare anche delle politiche di contenimento anche dei tributi regionali, penso all'addizionale regionale, penso al ticket, penso al bollo auto per far pareggiare i conti. Questo è il nostro obiettivo per aprire una fase 2 della sanità, per dare offerte, ecco, concrete, un livello assistenziale adeguato anche alle richieste e alla domanda di sanità che arrivano dai cittadini calabresi.